In questo video parlerò di agave attenuata, che è una pianta succulenta della famiglia delle agavacee, originaria degli altopiani del Messico. Agave attenuata si trova difficilmente come vegetazione spontanea ed è quindi considerata rara, anche se è ampiamente coltivata nei vivai di tutto il mondo. Il nome attenuata deriva dal latino debole per via dell'aspetto delle sue foglie che sembrano morbide. Agave attenuata è una pianta di facile coltivazione, resiste nei terreni asciutti fino a meno 8 gradi, anche se, almeno in Nord Italia, è consigliabile trovare un ricovero invernale. Agave attenuata deve essere posizionata in luoghi molto luminosi oppure in pieno sole. Sono sconsigliate posizioni troppo ombrose per evitare fenomeni di eziolatura. Per quanto riguarda l'irrigazione, agave attenuata, in periodo primaverile estivo, deve essere innaffiato ogni qualvolta il terriccio si presenta secco. In periodo invernale è sconsigliato bagnarla per evitare marciumi. In caso di dubbi riguardanti l'irrigazione, è meglio non bagnare la pianta. Dobbiamo infatti ricordare che agave attenuata è una pianta succulenta ed in quanto tale è molto difficile muoia per mancanza di acqua ed è molto più semplice muoia per un suo eccesso. La propagazione di agave attenuata è molto semplice, basta infatti decapitare la pianta a fine estate per vederla riempirsi di polloni. I polloni andranno successivamente staccati in periodo primaverile estivo e messi a radicare. Non ho riscontrato particolari patologie in agave attenuata, bisogna solamente stare attenti ai marciumi, facilmente prevenibili innaffiando poco la pianta e dotandola di un terriccio molto drenante. Per quanto riguarda la concimazione, agave attenuata a partire dal periodo primaverile può essere concimata una volta al mese con un concime ad alto tenore di fosforo e potassio e povero di azoto. Agave attenuata è una specie di medie dimensioni, può raggiungere un'altezza di circa 150 cm, le foglie sono lanceolate, prive di spine e raggiungono una lunghezza di 50-70 cm. Questa pianta è una specie monocarpica, quindi dall'unica fioritura. Infatti, dopo la prima ed unica fioritura, che avviene dopo svariati anni, morirà. Con la fioritura, agave attenuata differenzierà un racemo o grappolo lungo circa 3 metri, grazie al quale produrrà numerosissimi semi.